Bentornati amici con un nuovo appuntamento delle Fantamagus Week News. Io sono Massimo, il vostro negoziante preferito dal negozio Fantamagus Monza, e ci sono invece i negozianti, quelli meno preferiti, qua di fianco. Abbiamo Davide. Ciao Davide. Gli scarti, cioè gli scarti. Sì, esatto. Vabbè, cioè, insomma, diciamo... Allora, abbiamo detto, diciamo... abbiamo detto, incomincia tu, ma non, sì, non per insultarci. Beh, vabbè, insomma, io portavo acqua a mio muore. Ma no, vabbè, insomma, diciamo, sono i sidekick, Davide e Andrea. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Vabbè, pigliamoci sto kick, che devo dire. Guarda che il sidekick è un ruolo importante nel mondo dei fumetti, cioè nel mondo fumettistico, sì. Il sidekick è importantissimo, dove sarebbe Batman senza Robin. Esatto. Chi dovrebbe fare Robin tra voi due? Ma non lo so, lo lascio fare, cioè io sono senza parole. Perché l'altro dovrebbe fare tipo Andrea. Catwoman dovrebbe essere. Beh no, allora Catwoman, scusate, la faccio io, sono molto più sexy. Ok, va bene, allora iniziamo subito che abbiamo un bel po' di prodotti di cui parlarvi questa settimana e io parto questa volta con gioco di ruolo, poi magari tornerà durante la puntata, ve ne parlerà anche qualcun altro e vi parlo di due prodotti che arrivano da Serpentarium Games che ci presentano due nuove espansioni per Sine Requie anno tredicesimo. In realtà la prima di queste espansioni, che si chiama Il Grande Tomo dei Morti, è praticamente una versione, diciamo, come dire, omnicomprensiva, cioè nel senso che racchiude praticamente questo libro, due manuali che erano usciti già in precedenza e che oramai erano andati esauriti da un bel po' di tempo, e sono Il Tomo dei Morti volume 1 e Il Tomo dei Morti volume 2. Infatti questo nuovo manuale si chiama Il Grande Tomo dei Morti, giustamente. Di cosa parla questo supplemento per Sine Requie? Ovviamente parla di tutti i non morti che popolano tutta il gioco di ruolo e l'ambientazione. Come sapete ce ne sono di tantissimi tipi e gli studiosi sia del Reich, del Sanctum Imperium, eccetera, ne hanno fatto proprio dei trattati in cui ci ripresentano, ci dicono le loro caratteristiche, le loro tipologie di attacco, come predano, eccetera. Insomma, c'è tutto un bel trattato su come di approfondimento su questi antagonisti dei nostri giocatori all'interno del mondo di Sine Requie. Ok, quindi questa è la prima uscita. La seconda uscita invece si chiama Sine Requie anno XIII Inquisizione. Ed è una espansione dedicata all'ambientazione del Sanctum Imperium, ovviamente, che ci dettaglia meglio il mondo della Inquisizione, appunto, del Sanctum Imperium. Per cui all'interno troveremo delle nuove professioni, ci verrà spiegato meglio tutti i gradi, come si formano i frati inquisitori, ci sarà tutta una parte dedicata alle armi degli inquisitori, che non so Andrea se lo sai, ma praticamente gli inquisitori nel Sanctum Imperium vanno in giro con delle specie di seghe circolari o delle motoseghe come catena sacre, del filo spinato, benedette ovviamente, perché benedette così, sono elegantissimi, per smembrare i non morti. Vabbè, comunque potete addentrarvi con questo manuale nella sobrietà della Inquisizione del Sanctum Imperium di Sine Requie anno XIII. Ok, questo è un po' tutto per quanto riguarda le uscite di Serpentarium Game e di Sine Requie, e adesso invece apriamo il grosso capitolo di questa settimana dedicato ad Asmodee. Inizio io parlandovi di un gioco che si chiama Project Terre. È un gioco da tavolo da 2 a 4 giocatori di base, anche se in realtà c'è una variante, infatti il gioco credo che ufficialmente vada da 1 a 4 giocatori, perché c'è anche una variante per il gioco in solitario, ed è una specie di puzzle game, per così dire. Se lo vedete ricorda un po' gli elementi del Tetris, perché ci sono all'interno tutti questi, diciamo, forme geometriche, quindi la R, la stanghettina più corta, più lunga, tutte le forme che abbiamo imparato a conoscere negli anni
con il Tetris sostanzialmente, e il gioco funziona in questo modo. Abbiamo all'interno della scatola, oltre a queste forme, delle carte che sono da un lato praticamente sagomate, diciamo hanno un doppio strato con una specie che forma praticamente una specie di incavo, ok, geometrico, e noi ovviamente useremo le componenti praticamente, le stanghettine, le R, eccetera, che abbiamo collezionato durante la partita, per andare a completare lo schema all'interno di queste carte. Una volta completato, la carta ci fornirà i punti vittoria e un elemento aggiuntivo che potremo prendere, quindi un elemento geometrico aggiuntivo che potremo collezionare per poi riuscire a magari risolvere schemi più complessi. Infatti il gioco praticamente è un gioco che procede a turni, i giocatori potranno fare diversi tipi di azioni, fondamentalmente acquisire delle nuove tessere, e potremo avere aperti sul nostro tavolo fino al massimo a 4 di queste tessere, diciamo non ancora totalmente completate, ma dovremo stare appunto attenti perché partiamo con pochissimi pezzi di questi pezzettini geometrici e quindi dobbiamo sfruttarli al meglio, perché poi per acquisirne di nuovi lo possiamo fare sostanzialmente soltanto completando degli schemi, per cui completando schemi semplici poi ci daranno nuovi pezzi e accumulandoli poi potremo completare anche schemi più complessi. Possiamo anche fare una delle azioni base del gioco, anche quello di prendere un pezzettino da uno, un pezzo da uno, quello il quadratino semplice che si infila in tutti gli spazi possibili, che è l'azione base, se proprio non possiamo fare niente, siamo bloccati, diciamo questo ci permette di andare avanti, e possiamo anche eventualmente upgradare, cioè scartare un pezzettino di un certo tipo per cambiarlo con un altro dello stesso livello, quindi la stessa dimensione sostanzialmente, o al massimo di un livello superiore o inferiore. Quindi ecco, c'è anche questo modo per sostituire i pezzi durante la partita. La partita finisce quando finisce la pila delle carte, diciamo quelle più complesse, quelle nere. Ci sono due tipi di carte, due tipi di schemi, quindi quelle bianche che hanno gli schemi più facili e quelle nere con gli schemi più difficili. La partita termina quando finisce la pila degli schemi più difficili e poi si conteranno i punti fatti. Gioco molto semplice, se vi piacciono gli astratti, se vi piacciono i puzzle game, eccetera, sicuramente da provare. Ok, chiudo per quanto mi riguarda la parte di Asmodee parlandovi velocissimamente di un'espansione invece. È un'espansione per Arkham Horror, il gioco da tavolo terza edizione, quindi la terza espansione che esce per il gioco da tavolo, si chiama Segreti dell'Ordine. Questa espansione introduce delle nuove location e quattro nuovi investigatori, quindi delle nuove location di Arkham, totalmente nuove, dove appunto potremo fare nuovi incontri, ci saranno delle nuove carte che ci permetteranno di giocare anche in questi luoghi. Ci sono quattro nuovi investigatori, adesso ho visto che c'è anche tipo Winifred, il personaggio che è uscito anche nei mazzettini di Arkham Horror RCG, molto carina, l'ho vista sulla confezione. Insomma, comunque tornano investigatori che, se conoscete altri giochi Fantasy Flight di Arkham, probabilmente li conoscete già bene, insomma molti sono appunto già comparsi nel Living Card Game, e oltre a questo ci sono anche delle nuove storie, ovviamente nuove storie che coinvolgono in questo caso specificamente la Loggia del Crepuscolo. Un po' ci sono insomma nuove avventure, insomma nuove storie, nuove location, nuovi personaggi. Quindi se vi è piaciuto Arkham Horror, il gioco da tavolo, non perdetevi anche questa espansione. Ok, direi che vi ho detto un po' tutto per quanto mi riguarda. Passerei la parola a Davide, in realtà, che ci parla di un altro gioco di ruolo. È stato faticoso? Sì, no, è stato faticoso. Passiamo a... No, stavo pensando. Al primo sidekick, no? Perché mi veniva naturale passare la parola in realtà ad Andrea, che finiva di parlare di Asmodee, però abbiamo deciso così, per cui passiamo la parola a Davide. Sta, poi continuo dopo io. Intanto il primo sidekick è giustamente Robin, Catwoman arriva dopo. Giusto, giusto. Vai Robin, a te la parola. Vado. Allora, se vi piacciono i giochi di tipo narrativo, sicuramente non potrà mancare nella vostra libreria o comunque nella vostra collezione Le straordinarie avventure del barone di Munchausen. Allora, questo è sostanzialmente un gioco di ruolo un po' particolare, come direbbe Andrea.
ed è un gioco di ruolo dove si imparano le regole molto velocemente. Allora, è principalmente, come vi dicevo prima, un gioco di narrazione. Siete dei nobili e aristocratici del XVIII secolo, seduti al tavolo mentre state banchettando e bevendo, e vi raccontate delle storie, perché come sapete le avventure del barone di Munchausen, il barone di Munchausen racconta le proprie avventure che sono mirabolanti, al limite comunque del verosimile, di cui di molto non, cioè di molte non si sa neanche se poi siano vere. È un cazzago. Sì, detto così. Cioè, per sintetizzare. Esatto. Quindi cosa succede sostanzialmente? Questo libro è scritto direttamente dal barone di Munchausen, aiutato da un suo assistente sostanzialmente, e vi spiega le regole nel suo modo, quindi in realtà non troverete un regolamento semplice, lineare, ma bensì vi racconta, man mano che vi spiega le regole, divaga, vi racconta altre avventure, piuttosto che altro. Però vediamo un attimino di dargli un po' un senso a questo gioco, altrimenti diventa un po' difficile e complesso da comprendere. Sostanzialmente, appunto, siete seduti a un tavolo e siete questi nobili del XVIII secolo. Vi vengono assegnate delle monete, e poi vi spiego perché, cosa vi servono queste monete. Parte il giocatore, il primo giocatore incomincia una storia e si rivolge al suo giocatore a destra, ok? E lui dovrà a questo punto cercare di continuare questa storia, avventura, di cui si possono inventare completamente, altrimenti il libro è pieno zeppo sostanzialmente di spunti che potrete utilizzare. A quel punto il giocatore parlerà e potrà essere interrotto soltanto da altri giocatori che potranno introdurre altri elementi nell'avventura, lanciando quasi come anche una sfida, quindi mettendolo un po' anche in difficoltà. Questa sfida può essere raccolta dal giocatore. In che maniera? Allora, il giocatore che interrompe mette questa moneta, l'altro giocatore, se vuole introdurre diciamo questa parte di storia che ha detto l'altro giocatore all'interno della narrazione, potrà prendere la moneta, altrimenti gli darà dello stolto piuttosto che altro e potrà giocare un'altra moneta e continuare la sua narrazione. Cosa succede sostanzialmente? Se lui continua, l'altro giocatore si prende le monete oppure potrà rilanciare ancora dal proprio borsello. Andando avanti così, alla fine, quando tutti quanti hanno narrato, ci sarà un giocatore che ha più monete, ok? Queste monete sostanzialmente faranno vincere il giro, e chi vince il giro pagherà, diciamo, da bere a tutti. Come capite, sostanzialmente è un po' un pretesto fondamentalmente, in realtà il gioco sta proprio nella narrazione. I personaggi possono essere creati, ma come dice il barone di Munchausen potete anche non crearli. Quindi è un gioco che ha delle regole e non ne ha. Per rendere più semplice il tutto, all'interno troverete un regolamento che hanno creato per i bambini, che potete però utilizzare per i vostri compagni, quindi fargli capire un po' come funziona il gioco. È un pochettino più lineare, ha una struttura migliore, diciamo, è un po' più classica, ecco, come struttura. Potete utilizzare quella un po' per rompere il ghiaccio e quindi entrare un po' nel meccanismo. Altra cosa, all'interno ha anche un regolamento per giocare a distanza, online, quindi, visto che ormai ci siamo anche abituati un po' alle distanze, dentro vi viene spiegato anche come giocare online. Altra cosa, per esempio, non so, ci saranno dei duelli. I duelli li risolverete, per esempio, quando per esempio succede che un giocatore si sente insultato da un altro, può lanciare un duello, e il duello viene fatto sostanzialmente al primo sangue, ma in realtà poi si gioca a tipo morra cinese, quindi una specie di forbice, carta, sasso, qui c'è sasso e carta. Comunque niente, in breve, è un gioco di narrazione, è un rifacimento di un'edizione precedente, arricchita con altri elementi, incontrerete anche Cthulhu piuttosto che altro, ed è sicuramente un gioco estremamente interessante. In poche pagine, ci sono un po' più di un centinaio, potete incominciare a giocare con i vostri amici. Bene, questo è L'estate nell'avventura del barone di Munchausen, edito da XV Games, studio Supernova, che è per l'edizione italiana. Bene, io a questo punto passerei la parola quindi ad Andrea con tutte le altre novità. Anche detto Catwoman, giusto? Anche detto Catwoman. Ma comunque il barone di Munchausen, comunque io consiglio di giocarlo in birreria con gli amici, sì, esatto, utilizzando come monete che vengono richieste dal gioco gli euro che avete in tasca. Viene benissimo il gioco. Oppure potremmo sostituire le monete con i ciupiti. Nel regolamento è vietato giocare. È un regolamento che c'è, ma c'è scritto che chi vuol giocare
ha diciamo, soldi veri deve essere buttato fuori dal gruppo. Oh! In realtà è un gioco, però in realtà lo scoprirete poi leggendo. È un gioco dalle grandi bevute, attenzione, perché lo dice fin dall'inizio, perché ecco, il giro mi sa che ho, è offro da bere e tutti che bevono, e poi un'altra volta, quindi a turno si offre. Quindi si può realtà, quindi sostituire le monete con i ciupiti, probabilmente è legale, giusto? Questo sì. Sì, perché lui usa il gin, cosa di questo tipo. Ok. Va bene, grazie mille, Davide. Adesso vi parlo, continuo a parlarvi delle novità di Asmodee, e parto dalla novità più piccolina, ma comunque interessantissima, ovvero Pandemic Zona Rossa Europa. La Pandemic Zona Rossa noi abbiamo già visto la versione Nord America, ed che cos'è? Si tratta di un Pandemic in piccolo. Di fatto il gioco è praticamente identico al Pandemic che conosciamo tutti, tranne per il fatto che le malattie sono soltanto tre e che la mappa è molto più ristretta. Naturalmente è proprio fatta, questa qua per esempio sarà la mappa dell'Europa, il precedente Zona Rossa era la mappa del Nord America, ma comunque con meno location rispetto alla mappa del mondo completo del Pandemic a cui siamo abituati. Diciamo che è una versione ridotta di Pandemic normale, e anche il regolamento è proprio identico, soltanto che bisognerà trovare la cura soltanto per tre malattie. Naturalmente comunque il modo per perdere c'è sempre ed è sempre in agguato, e tra l'altro in questa versione mignon i focolai che è possibile far scattare sono molti di meno, quindi naturalmente è comunque la difficoltà è comunque bilanciata, anche se il gioco è più piccolo. Allora, comunque si tratta di, come Pandemic, quindi un gioco da 2-4 giocatori, 30 minuti di partita indicativi, ed è indicato dagli 8 anni in su, perché di fatto si tratta del regolamento praticamente base di Pandemic con qualche piccola facilitazione, con qualche piccola restrizione al regolamento normale, anche perché comunque decisamente manca una malattia, quindi di fatto è il gioco un pochino più ristretto. Tra l'altro, se avete Zona Rossa Nord America, potete scambiare tra i due Zona Rossa i vari personaggi, ovvero i personaggi che sono contenuti in Zona Rossa Europa, i medici che voi potrete usare qui, potrete usarli tranquillamente anche in Zona Rossa Nord America, sono compatibili sotto questo punto di vista. Allora, questo qui è la prima novità di Asmodee piccolina, ma adesso arriva quella gigante che devo fare una fatica mondiale per farvelo vedere. Eccolo qui, Bloodborne, il gioco da tavolo. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un gioco di dungeon crawl tratto dal videogioco famosissimo, che però è uscito solo per PS4, io quindi non ci ho giocato purtroppo, io sono uno, faccio parte della PC Master Race e quindi non ho console, non ho potuto giocare, però naturalmente il gioco è molto molto simile ed è ormai ha dato ormai il nome ad un genere, ovvero i Soul-like, che è, diciamo che è legato a Dark Soul, e il sistema di gioco è molto molto simile. Per quanto riguarda il gioco da tavolo, invece, secondo me è un regolamento molto più snello riguardo a quello rispetto a quello di Dark Soul. Di fatto è anche più avventuroso, perché si tratta di un gioco che vi guida su quattro campagne diverse a scenari, e in queste quattro campagne ci sono degli scenari principali e è pieno anche di subquest. Ma di fatto come si gioca? Ogni giocatore sceglie un personaggio, i personaggi variano per l'illustrazione naturalmente del nostro personaggio, ma hanno una valenza, perché ogni personaggio ha una sua arma speciale e cambia moltissimo il sistema di gioco. Ovviamente ogni arma ha le sue caratteristiche, e quindi anche il personaggio subisce il cambiamento di caratteristiche a seconda di quella dell'arma che decidete di usare. Oltretutto, come nel videogioco, l'arma ha due facce, diciamo così, cioè può essere giocata, diciamo, più leggera, oppure può essere modificata potenziandola, diventando molto più lenta ma facendo molto più male. Si affronteranno naturalmente i nemici, dovranno esplorare i vari tile, che sono, diciamo che lo scenario dà alcuni tile obbligatori, poi ci saranno dei tile randomici che verranno mescolati all'interno. Quindi, continuando ad esplorare il nostro mondo di gioco, verranno fuori i tile che sono previsti dallo scenario, e quindi si potrà concludere la missione.
Bellissime le miniature, il sistema di combattimento e di movimento è tutto nella mano di carte del giocatore. La mano di carte è stata pensata, è uguale per tutti i giocatori ed è stata pensata per essere molto equilibrata, ma in questo gioco c'è anche una bella componente di esperienza, perché i giocatori possono andare nel Hunter's Dream, cioè nel sogno del cacciatore, e comprare delle carte nuove che possono sostituire alla loro mano, modificando di fatto le azioni che i loro personaggi possono intraprendere. Quindi gioco decisamente notevole. Allora, è un gioco da 1 o 4 giocatori e della durata di 60-90 minuti, quindi è comunque, per essere un dungeon crawl di questa portata, non è neanche tanto tanto lungo, poi dipenderà naturalmente dallo scenario, e indicato dai 14 anni in su. Sinceramente non credo proprio che sia per una questione di difficoltà del regolamento, ma credo che sia proprio una questione di temi trattati, poiché si tratta di questa esplorazione di questa città con la gente deformata dalla malattia, da questa Bloodborne disease, ovvero questa malattia Bloodborne, e questi hunter che cercano in tutti i modi di arginare questa piaga, squartando tutto, cioè decisamente dei temi particolarmente tosti. Ok, questo era Bloodborne. Io ho un'altra novità che con Asmodee abbiamo finito. Adesso passiamo alla novità Wizard of the Coast, e sono particolarmente gasato nel presentarvi la nuova espansione di Magic. Io ho una bustina esplicativa, ovvero Magic Avventure nei Forgotten Realms. Questa è la bustina. Sopra, i più avvezzi al gioco di ruolo e a Dungeons and Dragons e soprattutto dei Forgotten Realms avranno già riconosciuto chi è il protagonista di questa espansione, ovvero Drizzt Do'Urden, la sua pantera e tutto il suo gruppo. Diciamo che ovviamente Forgotten poi non si limita a questo, ed è una espansione legata tantissimo al mondo di D&D, al mondo di Forgotten Realms. Non c'è solo ambientata, ha anche preso tantissime meccaniche e le ha ricongiunte. È proprio un felice connubio tra Magic e D&D. Se siete appassionati di Dungeons and Dragons non potete assolutamente perdervi questa espansione, perché vi catapulterà nel mondo di Magic, ma nel modo più vicino a voi possibile, perché chi è che non si è appassionato con le storie di Drizzt e dei suoi compagni? E tra l'altro qui in questa ambientazione, in questa espansione, sono presenti tutti. C'è proprio la carta di Drizzt, la carta di Brunar, poi c'è... vi prendo anche i Commander Deck, che sono una cosa di cui vi parlo tra pochissimo. Comunque c'è anche Cathy Bree, ci sono tutti quelli del suo gruppo, sono presenti, e quindi diciamo che avrete proprio i vostri, potrete giocare i vostri protagonisti e imparare magari a giocare a Magic, un'occasione per imparare a giocare a Magic divertendovi tantissimo con i vostri protagonisti preferiti di Dungeons and Dragons. Quindi straconsigliata a chiunque sia appassionato di D&D e vuole magari affacciarsi sul mondo di Magic passando per un argomento che già conosce. Come meccaniche vi posso dire che sono le più disparate, ma una che spicca tra le altre è la meccanica dei dungeon. Praticamente hanno creato questi token, queste carte token dungeon, che vengono esplorate tramite effetti delle carte che voi giocherete. Quando giocate una carta che vi dice di avventurarvi nel dungeon, potete prenderne uno di quelli disponibili. Per ora credo ne siano disponibili 3. Comunque potete prendere uno di questi dungeon e spostare, utilizzerete un token, una pedina, per spostarlo dall'entrata al primo livello. Poi ogni volta che giocherete delle carte o attiverete degli effetti che vi faranno avventurare nel dungeon, potrete cambiare la vostra stanza, e ci sono anche dei bivi, naturalmente, proprio come nei dungeon veri e propri, dove dovete scegliere l'effetto che vorrete applicare alla partita. Naturalmente gli effetti sono i più disparati, dal profetizzare 2 al pescare una carta, perdere un punto vita, al fare 2 danni ad ogni avversario e recuperare 2 punti vita, tantissimi effetti differenti, fino a che non arrivate all'ultima stanza del dungeon. Quando arrivate all'ultima stanza del dungeon, il dungeon si considera completato, e ci sono tantissimi tantissimi altri effetti che sono collegati a quanti dungeon avete completato e quanti dungeon diversi avete completato. Quindi per ora naturalmente 3, ma noi ci aspettiamo di trovarne anche
anche ulteriori nelle altre uscite di Magic. Comunque, ovviamente adesso vi presentiamo tutti i vari prodotti che sono acquistabili, ovvero sicuramente i, i classici draft booster, i set boosters, che sono invece le bustine quelle a sbustata tematica, e poi ci sono, ci saranno i bundle naturalmente, che conterranno 10 buste, le terre e il dado spin down, e poi soprattutto i mazzi commander. Qui ci spendo due parole in più, perché sono dei mazzi commander molto 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 validi, sia per iniziare, sono completi, potete giocarlo proprio out of the box, e vi catapulteranno nel, nel bel gioco Commander multiplayer con estrema facilità. Tra l'altro questi qua sono proprio dei, dei mazzi Commander oltretutto anche abbastanza competitivi, quindi potreste anche avere la possibilità di competere con altri mazzi Commander, per esempio delle edizioni precedenti come Strixhaven. E sono adesso i vari colori sono questo, vedete, bianco, verde, blu, ma ci sono, ci sono per tutti i gusti, soprattutto per quanto mi riguarda, perché il mio personaggio preferito è Vulgar della compagnia di Dritz, che poi in realtà non è il comandante di questo mazzo, però questo è il mazzo che lo contiene ed è, volendo potreste giocarlo come comandante. Bene ragazzi, io direi che ho finito con tutte le novità della settimana e concludo dicendo: se vi è piaciuto il video metteteci un like, non dimenticate di cliccare sulla campanella per avere tutte le novità quando escono i nostri video, di essere sempre aggiornati ed avere tutte le novità sott'occhio. Vi rimando anche al sito internet dove potrete trovare tutte le schede dei prodotti, prezzi e quant'altro, e potrete ordinarli sia in, se volete prenotarli con ritiro in negozio, se invece non abitate in zona Milano, Monza, Brianza, potete anche farveli spedire comodamente a casa. Io faccio un gran saluto generale e vi rimando a settimana prossima. Salutone anche agli altri due, i miei ciao, sidekick, ciao. No, non è vero, io sono la Catwoman di turno. Saluto e Batman e Robin. Sono Batman. Io sono Batman. Sì, scusate, non sono Max. Proprio. lo so, Max stava vomitando. Vengo da weekend, vengo da weekend Igocrix. Lo sento, ti devo dire. L'abbiamo perso il suo contatto. Avete mutato? Non lo sentiamo. Mi stavo dicendo che vengo da weekend Igocrix, quindi è tutto a tema, capito? Appena fatto il weekend Igocrix e quindi sul tema supereroi. Beh, speriamo di esservi stati utili e di avervi presentato. Sì, ma non potevo fare professori, era su X-Men, ok, l'espansione. Esatto. Non posso fare professor X, cioè sei più credibile tu come professor X, Davide. Ma no, abbiamo finito di insultare o no? No, oggi, è vero, non ho capito. Certo. Beh, ma poi scusami, è uno dei tra gli mutanti più potenti, cosa ti lamenti? Cioè, infatti. Perché è pelato era lì che voleva arrivare. No, perché è un leader. Possiamo finire questa puntata? Va bene. Ragazzi, speriamo di esservi stati utili, vi abbiamo spiegato tutte le novità della settimana, mi raccomando, continuate a seguirci e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti! Chissà, magari ci sarò, no, non lo so. Ciao!